Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video dove utilizzo le ultime novità di SheGlam. Bene, perché faccio questo video? Perché mi va di farlo, c'è qualche problema forse? Problemi, scorrettezze? A parte gli scherzi, faccio questo video perché sto notando che SheGlam sta migliorando sempre di più, sia sul tema inclusione che come varietà di prodotti e come qualità. Siccome l'ultimo video l'ho fatto circa 6 mesi fa, qualcosa del genere, 5-6 mesi fa, oggi voglio fare un altro video dove vado a testare dei nuovi prodotti, nuovi acquisti, così vi posso dare delle considerazioni personali. Ovviamente troverete tutti i link dei prodotti nel box in descrizione e nella barra commenti. E yes, let's start. Ah no, dimenticavo una cosa. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Molto bene, iniziamo. Ho già fatto skincare, ho utilizzato come tonico questo qui di Mulac, poi crema contorno occhi, questa di Sunday Riley, poi ho applicato il siero di Caudalie. Questo è un siero che aiuta a uniformare l'incarnato se avete delle macchie. This is so good. E lo uso ormai dal 2018, raga. Ogni tanto lo ritiro fuori, è veramente un siero fantastico. Poi crema Revitalift, questa qui di L'Oreal, che secondo me è un buon dupe per la Clinique Moisture Surge. È davvero tanto tanto leggera come consistenza, quindi se avete la pelle mista grassa, secondo me la adorerete. Come protezione solare ho utilizzato invece questa qui di L'Oreal, che è fantastica. Mi piace tantissimo perché ha una protezione molto alta. Abbiamo protezione UVA, UVB. È molto simile a questa qua. Infatti ero un po' combattuta su quale delle due utilizzare oggi, però ho optato per questa perché è un prodotto nuovo, quindi magari l'altra l'avete già vista in tanti video e mi faceva piacere parlarvene. È un'ottima crema. Vi lascio comunque tutti i link delle cose che ho utilizzato nel box in descrizione. Non vi preoccupate. Ora vado a fare un po' di color correcting. Utilizzo questa palette qui di SheGlam. Questa qui è dedicata proprio a incarnati scuri. È un qualcosa che non faccio tanto spesso, però siccome ho un po' di macchie, mi piace l'idea di andare a correggere un po' questa zona. Se avete notato, qui c'è l'ocra, che è super utile. Di qua andiamo ad utilizzare l'arancio invece, il classico arancio, così vediamo la differenza poi di quando andiamo a stendere il fondotinta. Se siete dei makeup artist alle prime armi e non avete tanta voglia di spendere soldi perché magari avete poca clientela, dark skin, questa secondo me è una palette che vi può aiutare. Posso dire che io preferisco di gran lunga questa situazione qua perché mi è andata a neutralizzare tutta la parte scura, quindi andrò ad applicarlo anche di qua perché I don't know, I'm not feeling this ochre color. Non so, vabbè, vedremo raga come risulterà poi il fondotinta che andremo ad applicare adesso. Però prima di fare questa cosa qua voglio andare a stendere questa cipria qui, Bisque, perché miei cari amici, questo fondo a me mi deve durare, eh. Poi devo uscire e andare ad un evento, siamo nel primo pomeriggio in questo momento, quindi yes. Adesso applico questo fondotinta qui, colorazione mahogany. Questa ve l'ho già fatta vedere. E is this mahogany? Yes, it's mahogany. Secondo me sembra più chiara perché con la cipria che abbiamo steso. Questo pennellino di Zoeva non è niente male, raga. Mi piace tanto. È tanto che non lo uso, però poi quando ritorno alle origini dico, c'è un motivo, no? Se utilizzavo certi prodotti, certi accessori per la stesura del fondo. Comunque vi devo dire, raga, che io da quando utilizzo il pennello piuttosto che la spugnetta, la mia pelle è cambiata da così a così. Non ci sono paragoni. Io non so come fanno le persone che utilizzano la beauty sponge tutti i giorni. Cioè non è una questione di utilizzare la beauty sponge ogni tanto, va bene, ma tutti i giorni secondo me è poco igienico. Ognuno ha le sue preferenze. Voi che cosa utilizzate per la stesura del fondo? Vi piace il pennello oppure preferite la beauty sponge? Sembra un Oompa Loompa, però non vi preoccupate perché come al solito, raga, andrò poi a sistemare tutto con le ciprie. Questa spugnetta è di SheGlam. Vado ad eliminare il prodotto in eccesso in questo modo. Così. Cosa andiamo a fare adesso? Andiamo ad utilizzare sempre questo prodottino qua per fare il contouring. Mi sto prendendo questa
con questa. Non ho preso il pennello giusto, devo dire. Mi sto pentendo. Che pennello è questo? Ah, questo è di Morphe. Raga, ma Morphe, posso dire che è un brand che non si calcola nessuno, ma è veramente ottimo. Cioè, è come se fosse un Kiko, però fatto meglio ed è inclusivo. Hanno degli ottimi prodotti, come Kiko. Hanno più o meno i prezzi di Kiko. Secondo me forse anche qualcosa meno, perché Kiko si sono dati un tono. Hanno deciso di aumentare i prezzi così dal giorno all'indomani. I feel like it could be a very nice competitor. Poi non lo so, voi conoscete il brand, fatemi sapere, però a mio avviso è un brand ottimo di cui nessuno parla, secondo me anche perché in Italia non fanno PR sending e quindi la gente non gliene frega niente di parlarne, i colleghi insomma non ne parlano perché tanto non glieli inviano, quindi dicono cosa lo promuovo a fare. Ora vado con lo Sun Sculpt, questo qui nella colorazione Early Sepia, bellissimo, bello caldo, questo l'avevo già utilizzato e lo andiamo a stendere anche nel doppio mento. Ah, il doppio mento, raga, è una delle mie insicurezze. Faccio fatica a farmi fotografare di profilo, evito, perché non mi riconosco, non lo so perché. I really don't like myself profile. Non so se quest'anno o l'anno prossimo farò un intervento, perché non è possibile, tanto ormai sono grande, nel senso non mi passa sta cosa, quindi come ho fatto per i denti, che adesso che belli, raga, sono bellissimi, super dritti, sono così felice di aver fatto questo investimento su me stessa. Dicevo, come per i denti anche il doppio mento, cioè lo voglio togliere, voglio toglierlo, perché quello ce l'ho sempre avuto anche quando ero più piccolina. Stessa cosa all'interno cosce, anche quando sono tanto più magra di adesso, cioè proprio un qualcosa che rimane lì, penso sia genetico. Quindi ci sono sì degli interventini che voglio fare, non voglio neanche sentirmi in colpa o sentire persone che mi criticano per questo, perché penso che la chirurgia estetica e plastica, se fatte bene, senza esagerare, possono davvero aiutare l'autostima di una persona e la vita anche di una persona. Purtroppo io non ho deciso che ci siano dei canoni di bellezza, non ho neanche deciso che chi non rispecchia certi canoni venga trattato peggio, perché è stato dimostrato. Ovviamente io non lo faccio per questo motivo, lo faccio per me. È un qualcosa che voglio fare da tanto. So I'm gonna do it, and I don't wanna hear any freaking body judge me because of that. Because I don't judge anybody, you know? Sì, penso che con questo intervento riuscirò sicuramente a vivermi meglio le situazioni anche di shooting. Cioè io veramente, cioè se mi prendono di profilo e mi accorgo, è un dramma, raga. Cioè, voglio vedere la foto subito, se non mi piace voglio che il fotografo la cancella subito. Qual è la vostra insicurezza sul corpo? Io ne ho diversi, ho le spalle, non mi piacciono le mie spalle, penso che siano troppo muscolose. Io ho fatto pallavolo per tanti anni e quindi ormai ho sviluppato dei muscoli che penso che difficilmente andranno via. Cioè, in questi anni non sono andati via. In più io quando ho un problema somatizzo un po' tutto qua e sullo stomaco, quindi ho delle spalle sì muscolose per una questione di sport, penso sia anche genetica, e perché somatizzo tanto dello stress qua sulle spalle. Infatti dovrei andare tipo dall'osteopata. Adesso vado con questo blush qui che si chiama Cheeky Color Gem. Questa è una nuova uscita, colorazione Rose Midow. Boh, vabbè, questa shade qua. Faccio questa cosa qua che ha una consistenza particolare. Sembra tipo un po' mezza vellutatina. I really don't understand. Però posso dire che è un bel colore. È un colore che secondo me valorizza tanto il mio incarnato. Lo scalda, vedete, qui non c'è e qui invece c'è. Mi piace, devo dire, molto questo colore. E non mi sta rovinando la base, quindi sono contenta. Mi piacerebbe tanto fare, iniziare una rubrica di video dove provo solo un brand, quindi video monobrand. C'è un brand che secondo me è un po' sottovalutato, che è Sephora Collection. Sephora Collection, quelli là, zitti zitti, stanno uscendo con dei prodotti niente male, raga. Quindi mi piacerebbe tantissimo utilizzare i loro nuovi prodotti per fare un full face. Cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti qua sotto. Vado ad utilizzare la cipria in Star Ready, sempre di Shiglam, nella colorazione Toasted Almond. Sfumo prima, qua, bene, opacizzo,
Questa cipria continua a non convincermi, raga. Vado con questo prodotto qua. È chiarissima. Allora, secondo me manca proprio una shade tra queste due. Cioè, questa è troppo chiara e questa è troppo scura. Io lo so che chi ha la pelle grassa mi capisce. Se siete nuovi su questo canale, non vi preoccupate. Just trust your girl. Noi si fa questa cosa qua perché se non la facciamo, ci trasformiamo in delle palle da discoteca. Quindi, siccome questa cipria qui è leggerissima e sottilissima, sono costretta a fare questa roba qua. Lo state vedendo, sì? Che si sta mangiando la cipria e la pelle. Like, my skin is drinking. Drinking! We be all night. She glow. Allucinante, ma l'avete visto, raga? Qui ero piena e si sta mangiando la cipria. My skin! Lasciamo cucinare la situazione qua. E adesso sfumiamo, perché qui deve cucinare bene. Adesso, siccome noi non ne abbiamo abbastanza di cipria, vado con questa cipria qui, la She Glam Skin Focus High Coverage Powder Foundation nella colorazione Saddle, e costruisco la zona di highlight, perché questa cipria qui, la Insta Ready, raga, boh, io la trovo adatta a chi ha la pelle secca o normale. Chi ha la pelle grassa deve fare tutto quel macello che avete visto prima. Do you really want to do that all the time? Andiamo con questa qua, Sunside Bronzer, colorazione Warm Ray. Su di me sembra più uno sculpting che bronzer, perché è abbastanza freddino. Che cosa vedete voi dal display? Io noto una situazione fredda o violacea. Vabbè, vado con questo pennello qua di nuovo. Andiamo su nasino per creare il contouring. Avete visto come ho uniformato la situazione? Mi dovete combattere, raga, perché comunque alla fine io riesco sempre e comunque a sistemare la base, sempre. Ok, ora illuminante. Utilizzo questa palette qua, che non so manco se sia ancora in produzione, She Glam 3D Pro Palette Face Ocre. Prendo questo, no, prendiamo questo qua e andiamo sul nasino. Look at that. Pennello di Zoeva. Anzi no, sai cosa faccio? Sai che cosa faccio adesso? Prendo questo qui, il Love Dive Blush, colorazione Rose to the Occasion. Scaldiamo questa situazione, che questo blush qua mi piace. Vedete che è leggero, non si percepisce neanche troppo. Mi piace questo blush, perché comunque scalda, sta scaldando il viso. Adesso prendo questo setting spray Sunday Picnic per ridare un po' di umanità a questa base, perché sono veramente tanto tanto opaca adesso. Passiamo alle sopracciglia. I prodotti sopracciglia di She Glam sono sempre stati un po' un problema. Cioè, io non mi sono mai trovata bene, onestamente, con i loro prodotti. Ho preso questa matita qua. Questa è la Brows On Demand 2-in-1 Brow Pencil. Quindi qua abbiamo la matita. Boh, raga, con questa wig io direi proprio che è un bel... Hell to the freaking no. We cannot use that. We really cannot. We need something lighter. We need something reddish. Abbiamo fatto le sopracciglia fuori camera. Ho utilizzato la Kai Brow, questa di Kylie Jenner, anzi di Kylie Cosmetics, nella colorazione Ebony. Tuttavia non sono molto convinta. Secondo me ci vorrebbe una matita un po' più calda per questa parrucca, che tra l'altro ho preso sul sito di Hair Vivi. Ormai è il mio sito preferito, perché so che trovo delle belle parrucche a una buona qualità, con un buon colore. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con loro. Spero di riuscirci, perché tanto io, se mi metto in testa una cosa, poi riesco. Magari posso fare un contenuto e vi chiedo di taggarli sotto, così vedono un po' come posso lavorare e magari mi iniziano a inviare un po' dei wigs, visto che gli ho dato parecchi soldi a questi. Anyways, andiamo adesso con due palette. Con questa qui, in collaborazione con Harry Potter, Grifondoro, e poi voglio utilizzare questa palettina qua, che mi sembra molto molto simile come concept alla Matte Obsessions di Huda Beauty, raga, è molto simile. Ok, questa è leggermente più chiara, più calda, però siamo lì. Facciamo la base occhio con questo correttore qua, che devo dire mi sta piacendo molto, mi piace anche come ha performato sulla zona contorno occhi, si asciuga anche abbastanza velocemente. Ci sono dei prodotti di She Glam che secondo voi io dovrei testare? Let me know, fatemi sapere qua sotto. Ok, come primo colore io direi di utilizzare questo qua, Courage, coraggio. Vediamo un po' come performa.
Raga, sembra texture di MAC, però leggermente più scuro. Chi ha la pelle medio scura se la può cavare, chi ha la pelle scurissima con questo non ci fa niente. I'm sorry to tell you, but that's the sad truth. Andate su altre palette dedicate a Harry Potter. Non lo so, poi mi sembrano queste collezioni light skin oriented completamente, raga. Per quello anche non... Ho ricevuto tanti messaggi di persone che mi hanno chiesto di parlare di questa collezione, però cioè, se non la posso usare sono soldi sprecati. Perché poi io, ragazzi, con questa qui cioè, la uso una volta così per fare il contenuto e poi rimane lì a fare la muffa. Soprattutto quando si tratta di brand come SheGlam, like I just do it because... Capisco che non tutti possono avere tanti soldi per permettersi Anastasia, MAC, eccetera. Quindi lo faccio veramente anche per variegare, per diversificare, per mettere anche un po' di low cost, perché sennò qua diventa difficile anche per voi, cioè seguire il video e sapere già dal principio che non potete comprarlo. Mi dispiace poi perché I want to help you. Ok, adesso vado con questa palettina qui, Jay-Z Jigsaw Eyeshadow Palette nella colorazione Hued in Nude, e prendo questo colore. Ah, questo è bello scurello, eh. Raga, questa qui chi ha la pelle chiara, you're gonna like this. Proprio noto che le polveri sono tipo ibrido. Non ve lo so spiegare, raga, sono morbidi. Non so se avete presente gli ombretti di ColourPop, quelli nei pottini. Per darvi un'idea è molto simile a quel mondo là. Quindi un po' burroso. Like it's really nice. Not gonna lie, it's really nice. Not gonna lie. Hey, it's really nice. I'm not going to lie. Ok, adesso la smetto. Vado qui con la cipria perché ho notato un po' di fallout. Che we don't like fallout this time. Dai, facciamo un disegno grafico. Tanto poi, raga, quando faccio disegni grafici vuol dire che il prodotto is not really dark skin oriented. Prendo questo colore qua e lo stendo sulla palpebra, così. Facciamo una crease. Facciamo una crease. Vado con questo qua, più chiaro. Allora, i colori sono pigmentati, non è che non lo sono. Vedete che, cioè io quando stratifico comunque il colore si vede. Però siamo davvero borderline qua, eh. Posso dire che comunque questo disegno non ci dispiace? È comunque un concetto, scrivilo. È comunque un concetto. Andiamo poi con questo pennellino qui di Nabla, che è pazzesco, raga. Mi piace tantissimo perché riesco a fare dei bei disegni. Like this. This is really nice. Utilizzo anche un po' di questo, così giusto per capire. Raga, ma è bellissimo questa situazione. Questa palettina mi piace. Bella nude, con queste texture un po' burrosine che sono belle pigmentate. Sapete, parlo piano piano. Sto parlando pianissimo. Because I'm trying to, you know, discover. I am trying to discover this palette. I'm very scared, you know, my dear friends. Passiamo al mascara. Come mascara, io in realtà di SheGlam non ho niente, ma ho questo mascara di Essence, Princess Mascara, di cui tutti parlano benissimo. Vediamo un po' se è così buono come tutti dicono. Allora, lo trovo un po' secchino come texture, però vediamo un po'. Vediamo un po' qui com'è la situazione. Sì, devo dire che le ciglia le sta separando bene, si stanno anche allungando leggermente. No, dai, l'effetto è carino. Poi per me che ho le ciglia veramente tanto tanto indisciplinate, problematiche, devo dire che ha fatto un ottimo lavoro questo mascara. Facciamo uno zoom, vi faccio vedere le ciglia prima e dopo, così vi date una regolata sulla performance del mascara. Boh, per me è ottimo. Mi piace, promosso, promossissimo. Comunque io ho capito perché da quest'altra parte io ho le ciglia sfrantumate. Perché io dormo di questo lato. No, sì, è bello. Poi per essere così economico, raga, ma probabilmente si seccherà in 2 mesi. Allora, chi lo usa questo mascara qua? Mi scrivete quanto vi dura più o meno? Facciamo le lentiggini? Sì, dai, utilizziamo un prodottino per le lentiggini. Ce l'ho qua? Yes, there you go, eccolo qua. Avete visto che c'è questo look nuovo? Pumpkin spice latte. Raga, fra un po' faranno panna montata latte look, cioccolato fondente con caramello latte makeup look. Like, can we stop this? Can we call the makeups with the real name that they really have? Io mi immagino tipo tra 10 anni, quando ci rivedremo indietro, pumpkin spice makeup, strawberry makeup, look oliva.
Look finocchio, look carota. Sto facendo queste lentiggini, ma non lo so se mi stanno convincendo, io non vedo niente. Il prodotto migliore per fare questa cosa qua è quello di Nabla. Però visto che ho questo capello un po' ginger, così mi piaceva dare, no, l'idea di avere questo look un po'... Sì, come dire, un po' così. Mi piaccio, però la cipria mi ha dato fastidio. Passiamo alle labbra? Ma sì, dai, passiamo alle labbra! Ho comprato un botto di rossettini, questi qua. Vabbè, mettiamo questo. Utilizziamo questa matita qua. Raga, questa matita, non so perché nessuno ne parla. Questa è But First Coffee. Questa qua la dovete avere nel kit. Soprattutto poi se non avete tanti soldi da spendere. Capisco che non è un momento facile a livello economico per nessuno. This can really help you. Like, this is nice. È bellissimo, raga, questo colore. Ok, utilizzo adesso Born to Stand Out. Oh, this looks good. Questo è super autunnale di colore, eh. Però abbiamo perso un po' di blush. Non notate? Secondo me abbiamo perso un po' di blush. E comunque senza ciglia finte questo look sa di patatine senza sale. Assolutamente andiamo a mettere le ciglia finte. Già comprate queste qua, vediamo un po' come performano. Ok, abbiamo messo le ciglia finte, però comunque qui è un concetto che non mi convince. Questa ciglia non lo so se mi piace, la trovo weird. Quindi andiamo ad applicare questo eyeliner un po' per... Raga, ma questo eyeliner è fantastico. Cioè, questo è proprio l'eyeliner perfetto per i principianti. Perché si sa che l'eyeliner a penna è molto più facile da stendere rispetto magari a un eyeliner in gel. Cosa metto sotto l'occhio? Mettiamo questa qui di Kylie, marrone così, perché ci piace questa situazione così. What can I tell you, Bubukiris? This look is not bad. This is not bad at all. È un look diverso. Io tra l'altro poi uso poco i rossetti scuri, però non mi dispiace questo look. I mean, I really like it. What do you think about this? Questo rossetto qui mi piace perché voi quando lo stendete è super scorrevole. Poi dopo, quando si asciuga, rimane secco, però non secca le labbra. Le labbra sono idratate, quindi è una bellissima formula. Ci sono tantissimi colori, se volete vi faccio uno shorts dove vi mostro le nuance che ho io e che secondo me valorizzano l'incarnato scuro. Tra l'altro ho comprato anche questi liquid lipstick qua e io vorrei utilizzarne uno. Vorrei utilizzare questo liquid lipstick qua. Questi sono i Matte Allure Liquid Lipstick. E questa shade qui si chiama Sweet Potion, dolce pozione. Voglio trasformare questo rossetto un po' vinaccia in un aranciatino, perché secondo me sta bene questa situazione ombre. Cosa ne dite voi? Lo preferivate prima o vi piace più adesso? Io lo preferisco adesso, mi stanno meglio questi colori. Non a caso sono un autunno assoluto light del color analysis, quindi vi lascio qui un video dove mi è stata fatta l'analisi. Devo dire che questi colori, anche questa wig in realtà non mi sta male, mi sta molto bene, mi valorizza. Il sopracciglio secondo me è troppo scuro, come dicevo poco fa, però le nuance di questo trucco a mio avviso mi donano particolarmente. Ecco perché io mi trucco sempre di nude, perché sono i miei colori, raga. Brown, chestnut, chocolate, almond, tutte queste colorazioni molto calde sono la mia cosa, sono la mia storia. Domanda del giorno: che cosa ne pensate voi di queste novità SheGlam? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Considerazioni personali sui nuovi acquisti. Forse la cosa che mi è piaciuta meno sono proprio le ciglia finte. Non lo so, hanno questa cosa alla fine che devo capire bene. Mi piacevano più quelle che avevo preso prima e mi sono sbagliata, oppure magari le ho applicate male io, non lo so, c'è qualcosa che non mi convince. Il resto mi sembra veramente tanto performante. Vabbè, il fondotinta l'abbiamo già provato tante volte, il correttore anche. Ah no, raga, la cipria c'è qual quadra che non ci cosa, cioè è troppo sottile. Mentre invece le powder, raga, queste qua, queste sono fantastiche. Mi dispiace un po' che hanno questo pack molto ingombrante, quindi non è proprio la My Go To Palette, però è ottima, cioè proprio è bella, colora bene, ci sono anche diversi sottotoni, diversi colori. Io ho preso la shade più scura, raga. Look at this. This is inclusive AF. E sono sicura che ci saranno anche tantissime shade molto molto chiare. Il saluto di oggi va a Matte
Lomba. Ciao Matt, ti mando un bacio grande. Mua! Grazie mille per far parte della Instacris Family. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e commentare sotto questo post Ginger Hair. Ginger Hair. Così selezionerò qualcuno di voi per il prossimo saluto della Grace. Siamo giunti alla fine di questo video, significa che sono stata bravissima di intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscriversi. L'iscrizione, ragazzi, è gratuita. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un like, così la piattaforma inizia ad apprezzarmi e spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube. Noi, ragazzi, ci vediamo. Non lo so quando, però un giorno di questa settimana. Sapete che io questi mesi caricherò un pochino di più. Di solito i video sui calendari, appena arrivano io edito il video e lo butto fuori. Mentre se no quelli regolari, raga, lunedì e il giovedì. Ok? Ci vediamo al prossimo video, quindi. Un bacio!